siamo già in un video? Siete ah, già in sì, video? oddio. Di che cosa parla lo spettacolo? Allora, dillo tu. No, dillo tu. Lo spettacolo, più che di cosa parla, io direi che cos'è questo spettacolo. L'Elier penso sia un gioco teatrale, coreografico, un gioco musicale, un gioco dove giocano due personaggi, due figure shakespeariane. Abbiamo spostato questi due personaggi in un mondo un po' assurdo, in un mondo un po' naif, un po' molto giocoso, no? Infatti spesso parliamo di clown. Eravamo noi. Ci avete riconosciuto. Questa è l'anima dello spettacolo, secondo me. È la creazione di questo territorio di gioco che comunque viene deformato, no? Perché viene deformato nel senso, anche se noi entriamo con l'anima del gioco, ci sono due personaggi tragici, due donne tragiche, un tempo tragiche, che in un certo modo si sono trasformate in queste due figure che giocano. Sì, questi due personaggi sono Goneril e Regan, che sono le figlie di malvagie di Rhaelir. E ora si trovano in questo luogo, in questo non luogo, dove appunto forse giocano, forse sono intrappolate in un gioco, sono pazze. Diciamo che questo lavoro parte da una forma, questa macchinetta unisonica, no? Loro due parlano e si muovono, all'unisono. Ragionano sempre all'unisono, almeno ci provano. E questo gioco, questa macchinetta, serve anche come un meccanismo teatrale per svelare sia la loro storia, in un certo modo si fanno da specchio una all'altra, no? E allora in questi momenti, ci sono dei momenti in cui emerge la verità, per dire, per non dire un po' a parolona, però la verità di questi due personaggi che per me sono affascinanti, perché sono proprio il prodotto della cattiveria, no? Che la cattiveria in realtà è stupida, in un certo senso. E lì c'è proprio la stupidità di questa cattiveria, che loro sono l'emblema della cattiveria stupida, perché sono un po' stupide. Di limone nero, entero me gusta más, un inglés dijo oye, oye, oye. Sono appunto, ritornando al discorso di questa macchinetta, noi la chiamiamo unisonica, non so nemmeno se si può dire, ma è carino. Loro non vorrebbero tanto staccarsi l'una dall'altra, cioè durante questo gioco si vede questa volontà di separazione, ma dell'impossibilità, cioè non riescono a separarsi. Quindi in un certo senso si percorrono anche i binari il binario, proprio una parola strana in questo senso, però del doppio, cioè noi siamo un essere unico ma siamo due, e questo il discorso del doppio è un discorso sul quale riflettere, insomma, mentre si coinvolge il pubblico, perché il pubblico viene coinvolto attivamente, anche se non viene veramente coinvolto attivamente. È un attimo solo nel pensiero, nel corpo di non viene nessuno sul palco, no, viene solo coinvolto concettualmente, ma nemmeno però il pubblico fa parte dello spettacolo, cioè è protagonista insieme a noi. I personaggi sono nati da un lavoro che abbiamo fatto con Sant'Agata 7-8 anni fa, con Alfonso Sant'Agata, con la compagnia Katzenmacher.
Noi facciamo un provino dove lui proprio ci scelse perché aveva già in mente due personaggi shakespeariani che erano queste sorelle, perché noi in qualche modo lo ispiravamo, ok? Due personaggi noi abbiamo proposto a lui delle possibilità e abbiamo inventato, diciamo, questo marchingegno di questi due personaggi che parlavano, si muovevano all'unisono. E si muovevano anche in modo molto ingessato, cioè doveva essere una cosa proprio veramente come degli ingranaggi che si muovono un po' a scatti. È stato proposto questo, e questo ha funzionato. Questo personaggio, perché alla fine era un po' un personaggio solo, ha funzionato molto bene. E quindi, dopo che abbiamo lavorato con lui all'interno di uno spettacolo che si chiamava Interni Shakespeariani, abbiamo deciso di dargli una nuova vita. E quindi abbiamo creato un luogo per loro, cioè proprio uno spettacolo tutto per loro, che all'inizio ci sembrava una cosa impossibile, perché due personaggi all'unisono su un palco, senza nessun tipo di relazione con altri personaggi, con altri attori, ci sembrava una cosa veramente molto difficile. E invece poi magicamente è nato. Però in realtà è un po' questo. Che cosa rimane di Relier? Secondo me, a me Relier oggi, guarda che sta cosa, pure, sta cosa secondo me in un certo modo a noi ci ha servita come pretesto, poi boh, fino a che punto è diciamo, nell'anima dello spettacolo non lo so, però Relier è una tragedia che è stata scritta in un periodo di confinamenti, di pesti, di epidemie, e Shakespeare era rinchiuso in questa casa a scrivere la tragedia come se fosse, diciamo, come se l'Apocalisse arrivasse, no? Prima o poi. E quando questa cosa mi è venuta, questa informazione, io l'ho letta, non so nemmeno se è vera, penso di sì. E in un certo modo ho iniziato a collegare anche forse queste sensazioni, perché la tragedia è qualcosa di veramente oscuro, no? È una tragedia così che non dà, non c'è speranza. E questa mancanza di speranza, secondo me, rimane è presente in tutta la tragedia, no? È come se non ci fosse possibilità. E forse questa cosa qui, la mancanza di possibilità, in un certo modo, penso che purtroppo è una sensazione che sta con noi in questi giorni, no? Non lo so. Diciamo, Anche in questa fase, se. no? C'era proprio in tutti i sensi, da quando è nato questo spettacolo, perché l'abbiamo fatto dentro casa, quando eravamo chiuse, Durante il durante proprio lockdown, il il primo del lockdown. 2020, abbiamo iniziato, diciamo, a pensare e a lavorare così, a Sì, casa. è venuto fuori uno spettacolo claustrofobico. Ma non a caso, perché è nato veramente in un luogo piccolo, chiuso, in una situazione chiusa, piccola, ristretta. E non è stato un caso, cioè è stato spontaneamente venuto così. Però, stranamente, però poi se vedi lo spettacolo non lo diresti in un certo modo, perché è uno spettacolo comunque che è molto leggero. E allora mi viene da pensare che se volevamo proprio dare senso a quello, diciamo, vabbè, non c'è possibilità, allora giochiamo. Andiamo avanti, dobbiamo andare avanti, andiamo avanti almeno con l'ironia, col gioco, con un po' di allegria. Vero? Sì, sei d'accordo, sono d'accordo.